Carissimi, il pensiero dell'Arcivescovo va anzitutto agli ammalati e attraverso di loro ai familiari e a tutti gli operatori sanitari nelle differenti mansioni, da quelle strettamente cliniche fino a quelle amministrative e di gestione. Va poi, ma non con meno intensità, ai sacerdoti, all'ausiliaria e a quanti li aiutano nel mantenere viva la tradizione che è plurisecolare, legata a questa grande istituzione della nostra città. Va a tutti i volontari di varia estrazione che danno il loro contributo a rendere accettabile la prova della sofferenza in questo luogo. Va infine a quanti hanno la responsabilità di governarlo, di gestirlo, che stanno mettendo in atto un progetto veramente ambizioso e significativo per rifare questo policlinico, mantenendolo nel cuore di Milano, a significare l'apporto di civiltà che lungo i secoli la cura della salute degli abitanti ha dato alla nostra città e di cui la nostra città ha ancora tanto bisogno. Per una singolare coincidenza, l'arcivescovo, che è non solo formalmente il parroco di questa singolare parrocchia, anche se è rappresentato, grazie a Dio, da validi sacerdoti e collaboratori nel quotidiano, viene oggi a celebrare l'Eucaristia dei Santi Innocenti, anticipando così una festa che noi sappiamo bene ricorre dopo il Santo Natale, anche per rispettare il ritmo storico degli eventi. Infatti la terribile persecuzione di Erode avvenne dopo la nascita di Gesù, ma viene qui anticipata per comprensibili motivi di calendario, per consentire una buona affluenza come quella che possiamo constatare a questo gesto fondamentale in un luogo come questo, che è la partecipazione alla passione, alla morte, alla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, fondamento e garanzia della nostra speranza che nessuna sofferenza sarà vana e che non verremo mai meno, dureremo per sempre, saremo realmente salvati. Se qui siamo guariti, in prospettiva saremo salvati, cioè sciolti dall'enigma della morte e introdotti ad un rapporto di amore definitivo e stabile attraverso Gesù, con Dio Padre, con lo Spirito Santo, con tutti i nostri cari passati all'altra riva e con tutti gli uomini. Un rapporto fatto di verità e di amore, senza egoismi e senza gelosie. Ho visitato ora il reparto dei bimbi che sono sottoposti a intervento chirurgico e ho visto negli loro occhi quella innocenza che ci può proprio condurre al Santo Vangelo che oggi abbiamo sentito proclamare, quello appunto dei Santi Innocenti. Mi ha sempre colpito da qualche anno a questa parte la natura dell'innocenza dei bambini. Essi sono capaci in tutte le condizioni, anche nella condizione di prova in cui li ho visti poco fa, di stupore, di meraviglia e di grande serietà nello stesso tempo. Questa è l'innocenza che noi adulti non abbiamo più, che abbiamo perduto. Noi separiamo sempre queste due cose. Quando
una sorpresa di bellezza ci coglie, siamo capaci di stupore. Ma per diventare seri nella vita, dobbiamo quasi mettere da parte questa esperienza di stupore e impegnarci con forze di volontà che spesso non abbiamo. Ed è per questo che la nostra serietà si accompagna spesso a una pesantezza e a una passività, di cui facciamo poi le spese nel vivere il lavoro, nel vivere i nostri affetti e persino nel vivere quell'elemento equilibratore che è il riposo. Invece l'innocenza sa fondere la meraviglia e lo stupore di fronte alla vita con la serietà dell'impegno. Bastava vedere i bimbi che giocavano con i camioncini, con gli oggetti in questa sala e gli occhi con cui guardavano i loro cari, guardavano l'arcivescovo per cogliere tutto questo. Ebbene, il mistero potente di questa festa che, diciamocelo francamente, ci conturba. Com'è pensabile il martirio di chi ancora non è giunto a coscienza? E da qui com'è pensabile il dolore innocente che vediamo attraversa talora i bimbi e per mezzo di loro i genitori, i cari e voi tutti operatori. E può essere pensato solo, secondo me, nella contemplazione del crocifisso risorto. E cioè, e è un invito che vi rivolgo, nella immedesimazione convinta che dobbiamo attuare in questi giorni della Dovena del Santo Natale nel tempo natalizio, in questo fatto assolutamente sorprendente e gratuito, inimmaginabile, di Dio che accetta di passare dal seno di una donna, si fa uomo come noi per accompagnare nel quotidiano fin da quaggiù la nostra vita. Perché il valore dell'incarnazione sta nel fatto che noi non siamo più soli, ma come diceva Agostino riprendendo il Vangelo, il Dio si è fatto vicino, è con noi per essere via alla verità. Lui così cambiava le parole del Vangelo, alla verità e alla vita. Ebbene, nella vicenda della gioia grande e della speranza affidabile della nascita del Dio bambino, subito si intreccia l'elemento del sangue. Lo vediamo nel giorno di Santo Stefano, lo vediamo nei santi innocenti, lo vediamo nelle memorie che si celebrano subito dopo il Santo Natale. Quale realismo ci propone il cristianesimo? C'è un intreccio di vita, di dolore e di morte all'interno dell'esistenza di ciascuno di noi. Ognuno in questi giorni può fare memoria dei suoi lutti, delle sue fatiche, delle sue prove, e non solo delle prove fisiche, ma anche di quelle morali, dei momenti di contraddizione, di confusione, di sconforto, di peccato, paragonandosi con questo Dio bambino, fonte della nostra gioia natalizia, che però già fin dal giorno di Natale è orientato al dono totale di sé, fino al sacrificio tremendo della croce, la pena più ignominiosa che potesse esistere, da innocente assoluto. Ecco perché, come diceva il Beato Don Gnocchi, ecco perché non possiamo guardare al dolore innocente se non
dall'interno di questo Gesù amato, che non cessa di esserci vicino e di consolare le nostre prove, le nostre fatiche. Lui noi aspettiamo nel suo grande ritorno, di Lui noi viviamo, come diceva San Bernardo, parlandoci della triplice attesa dell'Avvento: l'attesa nella memoria di Gesù bambino, l'attesa del ritorno di Gesù nella gloria, la prima nascosta in un piccolo borgo da una fanciulla che non aveva nessuna intensità di censo, l'ultima nella gloria in cui tutti gli uomini saranno chiamati a riconoscerlo come il principio e l'autore e il senso della vita, secondo un'evidenza ancora più potente di quando diciamo che questo è bianco e non è nero. Ma Bernardo parlava di una terza venuta di Gesù, che definiva una venuta occulta, e diceva che è la venuta di Gesù, venuta quotidiana nel cuore dell'uomo che crede e dell'uomo che è giusto, la venuta che noi sperimentiamo in questo momento, la venuta nel cuore dei bimbi che abbiamo visitato, nel cuore addolorato dei loro genitori. Ecco, vivere questo sacrificio eucaristico, che è anticipo di resurrezione, è un germe della nostra resurrezione, secondo questa prospettiva integrale, situa il dono innocente della vita dei bimbi trucidati da Erode in una prospettiva, in una lettura comprensibile, comprensibilissima, perché la loro morte è, per così dire, vicaria, anticipa la morte stessa di Gesù e in qualche modo la sostituisce anticipandola in uno scambio di comunione che dovrebbe scendere ad altri livelli, a tutti i livelli nella nostra vita, in modo del tutto speciale in luoghi come questi, che sono i luoghi in cui più si verifica il grado di civiltà di una società. Perché là dove si va incontro alla prova, al dolore, là in maniera sobria, giusta, carica di pietà, allora realmente si realizza quell'amicizia civica che sta alla base di una società veramente civile. Quindi il dolore innocente dei nostri bimbi diventa una cosa sola con il dolore innocente dei piccoli martiri e acquista una dignità e un valore profondissimo. E mi colpiva sempre, leggendo Don Gnocchi, quando parlava dei suoi mutilatini, che spiegando a loro il dolore in questa prospettiva cristica, salvifica, i bambini lo assumevano con grande serietà. Ecco che ritorna l'innocenza, con grande sorpresa, meraviglia e con grande energia. Allora, l'arcivescovo non può non richiamare in un luogo come questo l'assoluta necessità di ogni sforzo, di ogni tentativo perché la vita sia difesa sempre in ogni momento. E voglio dire qui il mio grazie a quanti tra voi, soprattutto al Centro di Aiuto alla Vita, lavorano per escludere in ogni modo e prevenire l'aborto. Non voglio buttare la croce intorno sulle spalle di nessuna, tantomeno delle donne, ma non possiamo non dire che l'aborto è sempre una sconfitta, altro che diritto. Non può essere un diritto mai, è sempre una sconfitta. Lavorare per evitarlo in tutti i modi è un compito fondamentale che deve animare la creatività di cui siete capaci, e sono certo che lo state facendo in questo luogo e
contribuirete a guardare in faccia questa dolorosissima esperienza diffusa in tutto il mondo, perché l'umanità possa ravvedersi, possa trovare una strada in cui ci sia spazio veramente per tutti, per tutti. Affidiamo anche questa intenzione ai santi innocenti, affidiamo loro i nostri bambini, affidiamo a Maria Santissima, di cui domenica celebreremo l'importante festa della Divina Maternità in attesa del Natale, affidiamo a San Giuseppe tutto il lavoro, la sofferenza e il dolore che qui passa, perché realmente il Signore lo vinca e documenti in noi la sua vittoria e riapra questo nostro tempo di prova, soprattutto per coloro che più la soffrono nella povertà, nella perdita di lavoro, nel dolore, nell'imminenza della morte. Il Signore realmente dimostri in loro che la speranza è reale, non astratta, e che nessuna prova è data all'uomo se non per un destino più certo e più grande. Amen.